ha esordito dicendo: «Qualcuno potrebbe chiedere a chi si figlia tu», per spiegare che le origini falvaterrane sono di sua moglie Daniella e non sue. Ma poi il professor Giorgio Parisi, Nobel per la fisica, è stato un fiume in piena ed ha incantato la sala consiliare di Falvaterra nel giorno in cui è stato insignito della cittadinanza onoraria. Un rapporto speciale, quello tra l'accademico ed il paesino ciociaro. Sono contentissimo perché è un paese sul quale per tanti anni sono venuto a passare l'estate e anche a volte le Pasque, quindi è un paese a cui sono estremamente affezionato perché è il paese della famiglia di mia moglie, che viene da una famiglia di origine falvaterrana, tutte nate a Falvaterra, quindi sono felicissimo di questo onore che mi è stato dato. Una giornata storica per Falvaterra. Per noi è un'emozione, il Consiglio ha votato unanime questa delibera. Siamo contenti soprattutto perché diamo lustro al nostro paese, l'obiettivo principale era quello. Il professor Parisi ha accettato subito il nostro invito, è stato contentissimo e questo ci riempie ancora di più di gioia. Nelle feste patronali il professore veniva spesso qui da noi, da qui nasce il legame con Falvaterra, lo ricordano molto i falvaterrani, quando nel centro storico passeggiava, stava qui con noi, scambiava idee, chiacchiere. Presenti tutte le massime autorità civili e militari e tanti sindaci. L'impegno delle istituzioni deve essere quello di favorire la possibilità di coltivare talenti sul territorio. Proprio qualche mese fa noi abbiamo avviato come prima regione in Italia finalmente un riconoscimento ai ricercatori della nostra regione, assegnando 2.000 euro l'anno in più a tutte le ragazze e i ragazzi che si impegneranno a fare ricerca nelle nostre università. Un territorio che ha bisogno di fare rete per crescere e se lo dice un premio Nobel. E nel mondo attuale i singoli non possono fare molto. Ma lo stesso Newton, prendendo un concetto molto vecchio, diceva: se io ho potuto vedere tanto lontano è dovuto al fatto che io sono salito sulle spalle dei giganti. Quindi serve avere dei giganti su cui arrampicarsi.